Alec dice che è ora di partire. È il secondo telefono che vediamo questa settimana. Beh, non sei l'unico a saper collegare una linea. Ne conosco solo un altro e si chiama Greg. Che arroganza. Possibile che solo tu e Greg sappiate fare le cose. Forza, se oggi vogliamo arrivare nel Cumberland, dobbiamo sbrigarci. Ma dove diavolo sono andati? Hubert è andato a sparare. Charles a dare un'occhiata a quel telefono da campo e Jenny è andata a cercarlo. Dovevamo partire ore fa. Se continuiamo a seguire i tralicci, non vedremo nient'altro. A noi non interessa vedere altro. Stiamo qui 24 ore e vediamo chiuso il telefono. Il nostro obiettivo è arrivare in Scozia, giusto? Per ridare la corrente. Ma se ci facciamo distrarre da ogni minima cosa che vediamo sulla strada... Cosa c'è laggiù? Ma da dove arriva? Da uno dei tralicci, credo. Ma non so quale. Ehi, la stessa cosa è scritta su un ponte un po' più in là. E ho trovato un biglietto in una bottiglia del latte vuota. Tieni. Messaggio per Charles V. Greg è al campo militare di Fellbridge nell'East Riding. Raggiungilo in fretta. Non c'è nessuna indicazione per Fellbridge. Prima dobbiamo arrivare a Marley. Ehi, capitano, sono 20 miglia! Esatto. Una bella camminata. Non so se i miei piedi ce la faranno. Vuol dire che mi prenderò tutto io. Ma lei non sa nemmeno cosa c'è in quel campo. Da quel che diceva quel bastardo di Preston, non mi preoccuperei tanto per qualche vescica. Sapete chi l'ha scritto? Direi qualcuno che vive nei dintorni. È l'unica. E che sapeva che saremmo passati di qui. Già, venendo dal fiume l'avremmo letto sul ponte, e venendo dai campi invece sul traliccio. Piuttosto, dov'è Fellbridge East Riding? Agnes sarà senz'altro con lui. No, Agnes è a Slotton Spencer, l'ho accompagnata io. Sì, ma è stato tempo fa. Le hai detto che eravamo diretti in Scozia. Avrà trovato Greg e glielo avrà detto, altrimenti non si spiega. Ecco qua. Sotto Bridlington, sulla costa orientale. Saranno un centinaio di miglia da qui. Che organizzazione ha messo in piedi per mandare un messaggio fin qui? Sarebbe il caso di scoprire chi è il suo contatto in zona. Purché tu non mi chieda di seguirti a Fellbridge. Saremo lì in due giorni, Jenny. Già, ma per allora lui sarà da qualche altra parte. È sempre così. Però c'è un telefono anche qui. Se l'ha installato Greg, sapete forse... che non ne posso più di sentir parlare di questo fantomatico Greg. E io invece non ne posso più di questi continui cambiamenti di programma. Voglio sapere cosa intendiamo fare. Farlo e poi andare a casa. Beh, allora proseguiamo. Tu vuoi andare? Se ti sta bene. Sei in minoranza, Charles. Può darsi. Ma io vado a Fellbridge lo stesso. Anche da solo, i cavalli sono già sellati, posso partire subito. Charles! Charles! Cos'è, non vuoi nemmeno vederlo? Certo che lo voglio, ma... E ti devo anche convincere. Guarda, non mi va di perdere tempo. Senti, se pensassi di trovarlo veramente lì, verrei. Continuate sulla strada per il Perchair? Penso di sì. Bene. Se non ti trovo io, lo farà Greg.
È poco probabile. Allora addio. Addio, Charles. Jenny, abbi cura di te. Non potevi andare comunque. Si è azzoppato. Deve riposare qualche giorno. C'è nessuno? Il bollitore sulla stufa. Fa un bel calduccio. È perfetto. Bisogna vedere chi ci abita. Perché non vai a dare un'occhiata in giro? Io cerco qualcosa da mangiare. Ehi! E se il padrone di casa ha un fucile? Meglio. Ci farebbe comodo. Ehi! Qui c'è un magnifico lettone! Grande per due o soltanto per me? Per tutti e due! Sempre che il proprietario ce lo lasci. Non credo che la vecchia ci darà problemi. Come fa a sapere che è una vecchia? Perché sta tornando verso casa. Guarda fuori. È possibile che siano passati di qui? Sì, vi darò una conferma quando ci sentiamo domani. Ok. Riferisci che il messaggio è stato ritirato. Esatto. Chiudo la comunicazione. Di scoprire chi usa questo telefono. Sono Jenny Richards e questo è Hubert. Altri due amici sono nella casa sulla strada. Ciao Swan, è con voi? Sì, ha avuto il messaggio di andare a Fellbridge. Sì, gliel'ho lasciato io. Mi chiamo Norton, Les Norton. Vogliamo solo cenare, signora X. E un posto per stanotte. Le spiacerebbe dormire vicino alla stufa, così Mitch e io ci mettiamo sul letto. Abbiamo fatto 40 miglia. Sono stanco morto. Io ho un male ai piedi. Dovrebbe vederli. Forza. Davvero? Beh, guardi. Falle vedere le fiacche. Signori, devo chiedervi di andarvene. Non si dimostra molto ospitale. Comunque, dove siete diretti? Alla costa, Fellbridge. Ci vogliono altre 15 miglia. Andate al campo militare, ho indovinato. Lei cosa sa di quel posto? Perché volete andare proprio là? Dipende dalle informazioni che ci darà. Che sta succedendo al campo di Fellbridge? Ho avuto un messaggio da Greg Preston. Sono Charles Vaughn. Oh sì, sei atteso. Passa pure, Agnes è nel quartier generale.
Agnes Carson? È nell'edificio bianco in fondo sulla destra. È più di una settimana che ti aspetta. E quante copie puoi farne? Quante ne vuoi, finché c'è carta. Ci vuole tempo, è ovvio. Capisci, è solo un tirabozze. Charles, oh Charles, come sono felice di vederti. Hai avuto il nostro messaggio, non ci speravo più. Sei solo? Sì. Joe, ti presento Charles Vaughn. Piacere. Joe e sua moglie vivevano già qui quando sono arrivata con mio padre. Tuo padre? Sì, quanti mesi sono passati. Dalla costa siamo venuti qui e abbiamo trovato la mongolfiera. Era un deposito dell'esercito. Il campo è recintato, c'è una sorgente d'acqua e anche un generatore. E Joe e sua moglie hanno quello che serve per essere autosufficienti. Mucche, maiali, polli e verdura. Vorrai mangiare qualcosa dopo il viaggio. Vado ad avvertire... Oh, non preoccuparti, non muoio di fame. Allora vuoi che inizi a stampare? No, non ancora. Grazie, Joe. Una volta Joe era un tipografo. Greg gli ha procurato un vecchio tirabozze. Adesso possiamo anche stampare un giornale. Dov'è Jenny? Dov'è Greg? A circa 30 miglia da qui. Ma lui voleva che io venissi qui e che facessi in fretta. Mi ha incaricato di avvertirti. Ho immaginato che strada avreste fatto se aveste seguito i tralicci. Posso sapere che cosa ci fa Greg a 30 miglia da qui se ha urgenza di vedermi? Che cos'è questo, uno scherzo? Sta molto male, ha preso il vaiolo. Vede, è stato Preston a contagiarmi. Mitch non c'era. Mi ha trovato in un fosso dopo che ero scappato. Non faceva che far fugliare di questo campo a Felbridge. Ero in preda al delirio. Ne avevo sentito parlare da Preston quando era lui a delirare. Oro, continuava a dire. Le risulta che ci sia dell'oro al campo di Felbridge? Oh, ma a chi interessa l'oro? Lui credeva di parlare con la sua ragazza. E mi ha convinto a seguirlo con i miei uomini a Coston Farm. Sono stato l'unico a uscirne vivo. Sono stato io a curarla. Già. Ora, signora X, che ne dice di prepararci la cena? Mangerei volentieri un bel pollo arrosto. Ma chi siete voi due? Lui è Mitch. Può chiamarmi il capitano. Mason avrebbe saccheggiato il paese se soltanto avesse potuto farlo. Lui voleva i taccuini di mio padre. Ha cercato di uccidere Greg. Ha catturato me e ha minacciato di torturarmi. Come ha fatto a scappare? Greg li ha attirati all'insediamento del dottor Adams in modo da far ammalare anche loro, insieme al loro amico, il capitano. Ma purtroppo lui è fuggito. Ma Greg riuscirà a guarire? Lo spero davvero. Ora ti faccio fare il giro del campo. Al diavolo, io voglio vedere Greg. Se si riprenderà, verrà subito da noi. Ora non possiamo fare altro. Possiamo andare da lui. Dove si trova questo insediamento? L'intera proprietà è in quarantena, con due uomini che sparano a chi cerca di andarsene. Il capitano ce l'ha fatta. Tu come stai? Pare che io sia immune. Forse per la brucellosi che ho avuto in passato. Perché hai lasciato Greg? Me l'ha ordinato lui, per continuare il suo lavoro. Cosa credi che stesse facendo mentre tu, Jenny e i vostri nuovi amici eravate diretti in Scozia? Ecco. 28 comunità in totale. Sono segnate sulla carta e qui abbiamo le informazioni relative. Le strade sicure per chi viaggia... I telefoni, le ferrovie. Grazie a Greg, il tuo paese è tornato ad essere una nazione. Sì, venne qui un paio di mesi fa. Ci aiutò a far ripartire la fabbrica. A che servono i mattoni? Qui intorno ci sono un mucchio di case vuote. Qui sì, ma nel Derbyshire vogliono costruire. Noi gli mandiamo i mattoni e loro ci danno qualche anno. Ah, capisco. È parecchia strada. C'è un treno che arriva ogni 15 giorni. Non mi dire che è il treno di Tom Walter. Conosci Tom Walter? Sì. Ehi, Tom. Sì? Ci sono dei tuoi amici, vado a cercargli un cavallo, ne hanno uno zoppo. Bene. Tom, ma che cosa ci fai qui? Come sta tua madre? Ah, sta benone. Steve e Owen? Bene anche loro. Che combinate? Tom ha portato il suo treno a Doncaster. Ha rimesso in funzione gli scambi, così può usare la linea principale verso nord e verso sud. Ora ha un secondo treno. Lo aiuta uno di York che si chiama Albert Banks. Albert ha anche un camion a gas su questa strada che arriva fino a noi.
Ed è sicura? Greg ha messo delle persone a sorvegliarla. E poi, vedi, siamo in contatto con tutti gli insediamenti. Da qui possiamo telefonare a una donna nella zona dell'Amber, la signora X, che può chiamare o Grimsby o Albert Banks a York. Verso nord abbiamo Nancy, che è collegata con Scarborough, da un lato, e con Les Norton, dove eravate voi. Infatti è stato Norton che ti ha lasciato quel messaggio. Già, di venire qui. Perché? Per aiutarci a formare un governo. Un governo? Sarebbe ora, non trovi? Greg mi ha detto di convocare le persone di cui si fida. Tom dovrebbe arrivare domani. Al momento sta concludendo degli affari con Norton. Tom sa che Greg è al vaiolo. Sì. Però è l'unico a saperlo, a parte te e me. Ma cosa fa Greg a Felbridge? Tante cose. Cerca di mettere in piedi una specie di governo. Domani vado là anch'io. Come? In treno fino a York, in camion. Forse potrei venire con te. Ora che Charles è partito, non è il caso che ti preoccupi. Ma mi farebbe piacere. Ecco, ti ho trovato un cavallo. Grazie. Ehi, Les. Prima che mandi quel carro alla stazione, mi servirebbero altri 2000 mattoni. E in cambio cosa mi dai? Benzina. Benzina? Greg ne ha 1 milione di galloni. Cosa? In serbatoi sotterranei al campo militare e l'attrezzatura per pomparla. Allora, quanta ne vuoi per 2000 mattoni? 100 galloni? Hai qui 100 galloni di benzina? No, ma ti darò un pagherò di Greg. Eh? Tieni. Io, Greg Preston, prometto di pagare a vista al portatore al campo di Felbridge 100 galloni di benzina. È la sua calligrafia e la sua firma, non è vero, Jenny? E io dovrei darti 2000 mattoni in cambio di un pezzetto di carta. Un pezzetto di carta che puoi sempre usare per altre cose. Ad esempio? Qualunque cosa potresti volere da me in futuro. Altro formaggio, attrezzi, abiti. Tu accetteresti in cambio questa lettera? Se ora la prendi per i mattoni. È denaro, giusto? Proprio così. Senza denaro l'economia non ripartirà mai. Io, Greg Preston, prometto di pagare a vista al portatore 100 galloni di benzina, ma è pazzesco! Ecco di cosa si tratta. Quanta ne ha da parte? Andate là e scopritelo da soli. Forse lei può evitarci il disturbo. Beh, ma poi a voi perché interessa? Benzina per i motori, i generatori, i macchinari. E anche per le auto. E se uno ne ha in quantità, non mi stupisce che la consideri oro. Lei che ci dice a riguardo, signora X? Io non sono mai nemmeno andata a Felbridge. Mi limito soltanto a rispondere al telefono per loro. Telefono? Quale telefono? È sulla collina. Ero lì quando vi siete introdotti in casa mia. E con chi parla al telefono? Con Preston? Si trova al campo di Felbridge? Questo proprio non so dirglielo. Sente, io ho solo l'incarico di trasmettere i messaggi a qualcuno a York e a qualche altra persona a Grimsby. Credetemi, non so dirvi altro. Però deve spiegarci come ha avuto questo biglietto. Non è arrivato per telefono. Chi gliel'ha dato? E perché Preston promette della benzina? Perché vuole saperlo? Perché se la benzina verrà usata di nuovo e Preston la monopolizza, beh, i miei uomini non sono morti perché l'uomo che li ha infettati si proclami re. Mi ascolti, ti avvicini. Vuole essere viva domattina per dirci buongiorno o preferisce dirci addio adesso? Non è mai in ritardo. Riprova tra 5 minuti, ok, Mike? Cos'è questo foglio che Joe deve stampare? Sembra un proclama reale. Diciamo alla gente cosa sta succedendo. Fidatevi di Greg Preston. Fidatevi dei suoi pagherò. Usateli per i vostri scambi. Ma che accidenti sono? Soldi. Il tuo Greg Preston vuole riportare in auge i soldi. In fondo a qualcosa servivano. Ah, davvero? E tu ne vedevi parecchi, immagino. Guarda. Profitti, salari, dividendi, interessi. Il denaro è stato la causa di ciò che ci ha distrutto. È stata l'epidemia che ci ha distrutti. La nostra società era già completamente in marcia. Non tutti la pensano come te. No, tu no, lo so. 2 automobili, una casa confortevole, belle vacanze all'estero, il parrucchiere tutte le settimane. Tu eri una dei ricchi che avevano tutto. E tu eri così inadeguato che sei diventato un tossico.
Uno dei tanti poveracci senza un soldo. Per forza ti fa invidia il denaro. Io sarei invidioso, eh? Ho deciso di andare, Alec. Caspita, mi sembra di vederlo. Ha convocato tutti i baroni a corte. Promulgheranno le leggi, introdurranno le tasse, la grande lottizzazione. Ehi, d'accordo. Un loro amico ha usato una lettera di Greg per ottenere dei mattoni. Io non ci vedo niente di sinistro. Beh, allora devi essere cieco. E non vedo neanche la necessità di andare da lui, Jenny. Vado da lui perché devo farlo, punto e basta. Lo sai che ha messo in piedi quasi 30 comunità? 8.000 persone, ha detto Tom, e altre 2.000 si stanno organizzando a sud. Ci sono 3 linee ferroviarie. Chiatte a vela sulla costa orientale. Charles aveva ragione, si va a Felbridge. Ah, giusto, i cavalli. Nei cavi di quei tralicci non passa corrente, Jenny. Greg, per il momento, non ha ridato l'elettricità al paese. C'era un generatore alla fabbrica. Oh, certo, i generatori, azionati dai mulini a vento e cose simili. Ma noi abbiamo seguito le linee elettriche nazionali. Abbiamo controllato e riparato ogni sottostazione sul percorso nella speranza di far ripartire gli impianti in Scozia. Forse Greg ha già incaricato qualcuno. Ah. Allora non gli servo più. Nel qual caso preferisco comunque andare in Scozia. Da solo? No, andrò verso nord con Sam. C'è niente che possa dire o fare per convincerti a venire con me. Alec, io devo andare da lui. Anche se tu non vuoi venire, lo capisci, vero? Una cosa mi è fin troppo chiara. Lo ami ancora. I baratti funzionano solo se l'altra persona ha quello che ti serve. In caso contrario, non si conclude nulla. Quanti di questi biglietti ha firmato Greg? Non abbastanza. Tom Walter ne ha 3 o 4 che cerca di far circolare. Lo stesso Albert Banks a York e la signora X. Ma quello che dobbiamo decidere ora è se iniziare a stamparli. Stamparli? Joe può farlo con la sua macchina. Agnes, un deposito dell'esercito non è l'unico posto dove trovi della benzina. Ci sono le raffinerie sulla costa. Già, che possiamo sempre far saltare. Volete creare un monopolio qui? Come l'oro depositato a Fort Knox. Adesso la benzina è come l'oro, Charles. Per questo giri armata? Alice vuole sapere se questi vanno bene. Ah, magnifico, sono perfetti. Guarda, Charles, ecco il monogramma con le iniziali di Greg. Sì, l'ho visto sul cancello quando sono arrivato. L'abbiamo messo anche sulla bandiera. C'è un pennone vicino al quartier generale. Ma dai, come a Buckingham Palace. Di ad Alice che vanno benissimo. Tutti quelli di cui ci fidiamo devono averlo sulla giacca. E hai istituito una guardia di palazzo? Non è possibile avere una società senza legge né ordine, né qualcuno che li faccia rispettare. Per ora ce la siamo cavata. Tu dici? E allora Broad? O Mason? O il capitano? Non esiste libertà senza autorità, è il motto di Greg. E io lo condivido. Devo parlare con lui. No! Non devi. Che bisogno hai di incontrarlo? Per verificare se quello che ti ho detto è vero? Perché devi essere così sospettoso? Se Greg è morto, è finita. Ma se si sta rimettendo, tornerà qui non appena sarà in condizione di farlo. È una cosa che mi dico tutte le sere. Se soltanto tornasse qui, se soltanto entrasse dal cancello e prendesse in mano la situazione. Tom, sei arrivato? Albert mi ha portato col camion da York con 2.000 mattoni che abbiamo scaricato alla baia. Ne avevamo bisogno. Scusatemi, sto cercando di contattare la signora X. Purtroppo non mi risponde. Torno subito. Salve, Tom. Charles, sapevo che ti avrei trovato. E lui è Albert Banks di York, Charles Vaughn. Salve. Molto lieto. Hai visto Jenny? Mm-hmm. E le hai dato notizie recenti riguardo a Greg? Le ho solo parlato di ciò che ha fatto. Spero che arrivi presto. La gente è sospettosa riguardo a questi pagherò, Tom? Ah, per me finiranno per farci l'abitudine. Ho detto ad Agnes che andrebbero stampati. Magari con sopra la faccia di Greg. Il ritratto del re? Perché no? È questo che diventerà prima o poi il re d'Inghilterra. Chi dovrebbe diventare re? Non è qui. Allora mi hanno imbrogliato. La signora X continua a non rispondere al telefono.
Forse sarà malata. Questo è il signor Norton. Vuole vedere Greg. Les Norton, il nostro contatto su al nord? Mi dispiace, Greg è partito. Aspetterò il suo ritorno. Per quale motivo vuoi vederlo? Al portatore, è scritto qui, al campo di Felbridge, 100 galloni di benzina. E come la vuoi? Due fusti da 50 galloni? Spero che il tuo cavallo ce la faccia. Accompagna il signore al quartier generale, gli porteremo lì la benzina. Me ne hanno accettati solo un paio. Hanno fiducia in Greg, ma se non trovano nessuno a cui girarli... Verranno qui a reclamare il pagamento. No, per tanta gente è troppo distante, Tom. Esatto. Pur di non fare il viaggio, tenteranno di tutto per convincere gli altri ad accettarli. Già, e se non ci riescono? Finiranno per stracciarli e non si fideranno più di Greg. Accettare una moneta è il primo passo per l'unificazione, Albert. Ah? Quanta benzina c'è nel deposito? Circa 200 galloni. E il resto? Sottoterra. E dove? Posso saperlo? Sappiamo quel che facciamo, Charles. Senti, ma che bisogno hai di mentirmi? Perché non so ancora se posso fidarmi di te. Io invece so che non posso fidarmi di te. Non avete 1 milione di galloni, vero? Non ci sono mai stati. Sembra deserto. Già. Meglio così. Già, ma dov'è la benzina? Presto lo scopriremo. Scavalchiamo la recinzione? No, basta mostrare il pass alla barriera. Sei convinto? E come la estraete? Una banalissima pompa. Alimentata come? Elettricità. Abbiamo un generatore. E 1 milione di galloni sottoterra? Era un deposito che serviva a tutta la regione. Ora, come gli consegniamo i 100 galloni? Possiamo usare il tuo camion? Sì, per me va bene. Bene, perfetto. Li carichiamo sul treno a York, ok, Les? Dammi quel pagherò e sono tuoi. A pensarci bene non li prendo. Eh? In realtà non mi interessano. Ho mostrato in giro quel pagherò dalla mia parte e alla gente che ho incontrato venendo qui. Ho detto che venivo a controllare se era tutto a posto. Magari anche altre persone vorranno usarli. È molto più comodo usare il denaro. Benissimo, allora spiegaglielo. Ma se qui la benzina non c'è... Ma tu hai visto che c'è. Non 1 milione di galloni. No, voglio vederne di più, Tom. Per il bene di tutti. Finché Les non si porta via la benzina, ce ne sarà per chiunque venga a chiederla. Non verranno tutti insieme. Ma questa è frode. Ma cosa c'era scritto sulle vecchie banconote inglesi? Prometto di pagare a vista al portatore la somma di una sterlina con il ritratto della regina. Aveva abbastanza oro per tutti nella Banca d'Inghilterra? L'autorità della regina dava valore alla banconota. Lo stesso fa l'autorità di Greg. Di questo ha bisogno una valuta. Essere onorata da una persona che sia il simbolo della nazione stessa. E Greg farebbe questo? Dobbiamo far sventolare questa bandiera ovunque sia possibile. Stampare e diffondere quel proclama. Dire alla gente dove commerciare e quando farlo. E quali sono le strade sicure. Dimostrare a tutti che esiste un'autorità centrale. Les vuole vedere i serbatoi della benzina. Sono sottoterra. E i portelli? Le pompe? Come le estraete? Da quella parte troverai un bunker di mattoni con porte d'acciaio. Le attrezzature per il pompaggio sono lì, ma solo Greg ha le chiavi. Tornerà fra un paio di settimane, se puoi aspettare. Nessun altro ha le chiavi per motivi di sicurezza. Beh, è comprensibile se pensi a cosa c'è dentro. Sì, ma c'è. Quando torna vedrai con i tuoi occhi. Invece di aspettare vado io da lui. Dove si trova? In Norvegia. Prendo la benzina e vi saluto.
Non è più comodo il pagherò? Se me lo dicesse Greg gli crederei. Ma tu, Tom, o tu, Agnes, chi siete voi per dirmi cosa fare? Se Greg mi assicura che questa organizzazione che avete messo in piedi funziona, allora sarò il primo a dare il mio aiuto. Charles! Il ragazzo al cancello dice che Greg non è qui. Lo sapevo. Tu hai detto che c'era, Tom. Ma non ti ho detto di venire. Dicono che è in Norvegia. Non è vero. È all'insediamento di un certo dottor Adams. A Coston Farm, quel dottor Adams. Lo conosci? Sì, Agnes mi ha parlato di lui tempo fa. Sei sicuro? È proprio lì. Questa volta sono decisa a raggiungerlo. Jenny, non puoi, Greg al vaiolo. Charles! Ma che razza di stato pensi di costruire, Agnes? Se lo edifichi sull'inganno. Io carico quei barili sul camion del tuo amico e parto. Almeno non me ne vado via mani vuote. Qui c'è scritto a vista. Sì, beh, come vi chiamate? Ha importanza. Qui sul biglietto dice al portatore. Chiedete alla signorina Carson, una ragazza bionda. Dovreste trovarla sulla piazza d'armi. Da quella parte. Grazie. Quando si è ammalato? Poco dopo il nostro mancato incontro a Swaffham. Ed è stato a Slotton Spencer? No, non credo. I bambini si sono ammalati. Possiamo chiederlo a Agnes. Non intendo parlarle. Lei è l'unica a sapere come stanno le cose. Lo ha assistito. Assistito? Quanto dista da qui Coston Farm? Jenny... Io voglio andare da lui, Charles. Tanto più se sta così male. Nessuno deve lasciare il campo. E come posso fare? Ascoltami, sbaglio o sei di guardia? Perché pensi che ti abbiamo dato una pistola? Devo usarla. Certo, se necessario. Albert non riesce a far partire il camion. Non per il momento, almeno. Bene. Che venga con l'S nella sala del consiglio. Ho delle notizie importanti per loro. E se non sono interessati? È meglio che ti procuri una pistola. Se vogliono andarsene, non riusciremo a fermarli. Invece sì. Prendi una pistola nell'armeria. Agnes! Jenny vuole andare da Greg. Vuole partire, io l'accompagno. Allora penso che non vedrò mai più nessuno dei due. Per favore, passate dalla sala del consiglio. E i due tizi che ho appena fatto entrare? Quali tizi? Benzina io qui non ne vedo. E la vecchia aveva detto 1 milione di galloni. Poveretta, avrebbe detto qualunque cosa. Ti piange il cuore per lei? Non c'era bisogno di farla fuori. Usciti noi, si sarebbe attaccata al telefono. Avremmo potuto tagliare la linea. Vuoi chiamarti fuori, Mitch? E come li portiamo via 1 milione di galloni? Con i secchi? Noi non li portiamo via. Facciamo quel che Greg pensa di aver fatto. Ne prendiamo possesso. Forse vi faranno entrare, ma non potrete uscire. Ci sono due uomini armati che sparano a chiunque tenti la fuga. Possiamo parlargli da una certa distanza. Forza, Charles, andiamo! Posso sapere che cosa ti dà il diritto di vederlo? In effetti, Greg temeva che tu ci provassi. E a quanto pare aveva ragione. Se avessi saputo che aveva contratto il vaiolo... Adesso è un po' tardi, cara Jenny. Lei ha il diritto di vederlo, Agnes. Ha il diritto? E a che titolo? Perché è sua moglie? Non sei nemmeno venuta a Swaffham quel giorno. Hai mandato Charles al posto tuo. Eri diretta in Scozia e c'era un altro uomo nella tua vita. Io amo Greg. Adesso lo dici. L'ho detto fino a sgolarmi. Sono stata lontana da lui, questo sì, ma non significa che non lo ami. Beh, ti confesso che anch'io lo amo da sempre. Dal giorno in cui si alzò con la mongolfiera
e questo vostro magnifico paese si offrì al suo sguardo. Fu l'inizio di una nuova vita e lui capì ciò che mio padre aveva in mente e cosa poteva essere fatto. Tu non hai mai creduto in lui. Forse se tu non fossi stata tanto occupata a credere in lui, Greg avrebbe trovato il modo di tornare da me. Sì, probabilmente l'avrebbe anche fatto. Per tenerti la mano, per leggere le favole ai bambini o far giocare il piccolo sulle ginocchia. Era soltanto questo che tu volevi da lui. Per Greg tu eri più importante di qualsiasi altra cosa. Tu, che non gli hai dato nulla. Buon pomeriggio. Chi siete? Degli amici di Preston. Vi conviene vedere Agnes, Greg non c'è. Allora Agnes è qui? Posso sapere cosa fai qui dentro? Fabbrica il denaro, a quanto pare. Beh, ci provo, ma ho a disposizione soltanto un tirabozze. È difficile ottenere dei biglietti identici. Allora presto saremo di nuovo ricchi? Ricominceremo a comprare. Bisogna avere un po' di questi. Beh, qui ce n'è. Avverto Agnes del vostro arrivo. No, non voglio che interrompi il tuo lavoro. Andiamo a cercarla da soli. Tanto la troviamo. Certo che sarebbe tornato da te se gliel'avessi permesso. Allora lo ammetti. Ma cos'era più importante? Tu o quello che cercava di fare per questo paese? Se non fosse stato divorato dal desiderio di ritrovarti, avrebbe potuto fare molto di più. E adesso non ci sarebbe il pericolo di veder crollare tutto. Ma tanto a te non interessa, vero? Tu vuoi soltanto avere la certezza che ti ami. Cosa sono queste notizie importanti? Che la benzina non c'è? Non è una novità. La notizia è su, che... Su, ti ascoltiamo. Che dobbiamo formare un governo. Che cosa? Una qualche forma di autorità. Ecco perché Charles e Tom sono qui per discuterne. Altre persone arriveranno fra un giorno o due, forse addirittura oggi, per istituire un consiglio che decida come organizzare le cose. Ma se voi ve ne andate prima del loro arrivo e diffondete la voce che Greg ha contratto il vaiolo, tutti vorranno incassare il loro credito in benzina. E quello che Greg ha iniziato crollerà. Andrà tutto in malora se Greg è malato. No! E se poi la benzina non c'è? Ditelo alla gente e stracceranno quei biglietti. Torneremo ai baratti. Ognuno penserà solo a se stesso. È questo che volete? Io voglio solamente rivedere Greg. Adesso! Fermala, Tom! Vuoi arrestarmi? Anche questo in nome di Greg? Nel nome di ciò che egli rappresenta. La salvezza dello Stato. Non mi pare che sia stato incoronato re. Preferiresti esserlo tu, Charles? Noi non abbiamo bisogno di un re. A noi è sufficiente una federazione di comunità che commercino in pace fra loro. E nei tuoi piani chi penserà a mantenere la pace? Perché dovrebbe esserci la guerra? I più forti sottometteranno i più deboli. Facciamo a modo tuo, Charles, e sarete talmente liberi che ogni bandito senza scrupoli ucciderà e razzierà a suo piacimento. E poi si proclamerà re. E questi soldi, secondo voi, avranno successo? Attaccheremo dei manifesti per convincere la gente, come quello. Fidatevi di Greg Preston. Fidatevi dei suoi pagherò. Usateli per i commerci. Portate il suo distintivo. Fidatevi degli uomini che hanno il suo simbolo. Ma cos'è? Mi sa che è questo. Sì, li fa mia moglie. Devono metterli gli uomini di Preston? Tornano gli sbirri, eh? Ve lo ripeto, parlate con Agnes, non con me. Ottima idea, la polizia. Ci sono tanti criminali in giro. Uccidono e la fanno franca. Incendiano le case, derubano le vecchiette. Ehi, potrebbe essere il lavoro per noi, capitano. Bisogna essere un certo numero. Avere i distintivi e le pistole. La gente si sentirà di nuovo protetta. Già, ma poi noi di cosa viviamo? Tasse. Le persone pagheranno per essere protette. Se le loro fattorie verranno razziate troppo spesso, pagheranno più che volentieri. Dove hai preso questa pistola, Joe? Chiedete ad Agnes. Ah, certo.
Glielo chiederemo. Vi chiedo soltanto di trattenervi ancora qualche giorno, finché non arrivano gli altri e si possa finalmente istituire un primo consiglio. Non è vero che ce lo chiedi. Ordineresti a Tom di farci restare con la forza. Solo se non intenderete ragione. Francamente non credo che tu abbia il diritto di farlo. E voi che diritto avete di andarvene e distruggere tutto ciò che è stato costruito con tanta fatica? Non intendo restare qui come tua prigioniera, Agnes. Né tua, Tom. Agnes ha ragione. L'autorità non ha valore se non è in grado di farsi rispettare. Agnes! Ho chiamato la signora X e mi ha risposto Philip Blight. Non riusciva a contattarla ed è andato a casa sua per vedere se stava bene. Era in cucina, legata e con la gola squarciata. Adesso capite di cosa sto parlando. Io gliel'avevo detto di tagliare i fili del telefono, ma se tu sei Agnes conosci il capitano meglio di me. Ha catturato il tizio che stampa i soldi. Vuole le vostre armi e dovete portarmi all'armeria. Dimmi dove. Occhio, provate a farmi qualcosa e lui si vendicherà sul vostro amico. Ma dove stiamo andando? In un posto sicuro. Non temere, non ti farò niente. Agnes mi conosce. Non vorrà correre rischi. A me non ha detto dove vuole portarlo. Ha detto soltanto che avevo 5 minuti, meno di 3 ore, per farmi dare le armi. Oppure andate a cercarli. Siete in 7 qui. Magari uno di voi lo trova in 2 minuti e mezzo, però il campo è grande. Sa che non mi farei scrupolo ad ucciderti. La polizia è ancora di là dalle mie. Solo questo ti crea scrupolo. Beh, che altro? Ah, Alice! Oh! E spostati! Ma tu sei quello... È armato! Beh, anch'io. Mia moglie verrà tra poco a riportare la carriola. Ma che diavolo succede? Sta zitto. Hai detto al tuo amico, dopo che gli hanno consegnato le armi, di sparare un colpo per avvertirsi. Zitto e apri le orecchie. Ormai sono passati più di 5 minuti. Agnes sa che non esiterei. Se deve scegliere tra salvare me e lasciarti prendere il sopravvento, non avrà la minima esitazione. Agnes è dura come la pietra. Davvero? Alzatevi! Forza! In piedi, tutti e due! Ma... Morta. L'ha uccisa. Non sparare, Hubert. Tom lo porterà alla prigione e lo chiuderà in cella con quell'altro. Chiuderlo in cella? E perché mai? Forza. Gli vuoi fare il processo? Col giudice e la giuria? Io dico ammazziamoli subito. Perché? Perché ci ripugna il fatto di doverli giudicare? Meglio una vendetta a caldo senza tante domande? È questo che suggerisci? No, Agnes ha ragione. Senza leggi non siamo meglio del capitano. E dimmi, chi sarà a giudicarli? Agnes al posto di Greg? O Greg in persona? Greg è morto. È morto alcune settimane fa, l'ho seppellito io stessa. Mi dispiace. Avrei dovuto dirvelo prima. Ma volevo aspettare che il consiglio fosse arrivato. Era già un rischio che si sapesse della sua malattia. Figuriamoci se si fosse saputo che era morto. Per questo tu non dovevi andare da lui. Prima o poi lo avremmo saputo, non credi? Ve l'avrei detto non appena fossero arrivati gli altri. Non volevo che la sua morte vanificasse il suo lavoro. Non deve succedere. La sua morte non farà alcuna differenza. Morto? Questo taglia la testa al toro. Forza, Albert, vediamo di far partire il tuo camion. E meno male che abbiamo delle armi per difenderci. Pensate solo a voi stessi, eh? Oh, Albert e io sopravviveremo. Sì, ma gli altri? Come quell'anziana signora che è stata uccisa o la moglie di Joe? Non possiamo far niente senza Greg.
Lui era l'unico di cui tutti si fidavano. L'ammiravano, lo rispettavano, facevano come diceva. È stato dappertutto. Ma se adesso è sottoterra, purtroppo... Non fa alcuna differenza. Non fa differenza? No. Un consiglio eletto dalle comunità può agire in suo nome. Ma dobbiamo far credere che sia vivo. Sì, perché no? Se Greg è il capo simbolico, l'autorità necessaria per sostenere la legge. Quale legge? Non esiste. No? Beh, se lo credi davvero, fai uscire quei due dalla prigione. Avevano a cuore soltanto il loro tornaconto. Dov'è Agnes? Perché? È arrivata della gente, alcuni da Petersburg, da Lincoln e una donna da Grimsby. Dicono che sono stati convocati, ma dopo lo scherzo di quei due... Sono i membri del consiglio. Puoi farli entrare. Allora? Siete dei nostri? Per decidere cosa fare di quegli assassini? Già. E che tipo di mondo vogliamo? Alec e Sam sono in viaggio verso la Scozia per riattivare la rete elettrica nazionale. Greg l'avrebbe approvato? Se il consiglio l'approva. Il consiglio adesso è Greg. Non puoi amare un consiglio. I tuoi amici diretti in Scozia vanno informati che abbiamo un governo. Dobbiamo assicurarci la loro lealtà? Sii sincera, è vero che parlava spesso di me. Credi che potrei inventarmi una cosa simile? Anch'io lo amavo. Per quello che ha fatto per il suo paese? Per quello che avrebbe fatto se non fosse stato innamorato di te, Jenny. Non sono egoista come mi vedi tu. È solo che non ho la tua forza. Non vorrei... Insomma, capisci, il consiglio deve... Non preoccuparti. Non potrei mai tradire Greg. Il re è morto. Lunga vita al re. Dirci addio adesso. Non è mai in ritardo. Riprova tra 5 minuti, ok, Mike? Cos'è questo foglio che Joe deve stampare? Sembra un proclama reale. Diciamo alla gente cosa sta succedendo. Fidatevi di Greg Preston. Fidatevi dei suoi pagherò. Usateli per i vostri scambi. Ma che accidenti sono? Soldi. Il tuo Greg Preston vuole riportare in auge i soldi. In fondo a qualcosa servivano. Ah, davvero? E tu ne vedevi parecchi, immagino. Guarda. Profitti, salari, dividendi, interessi. Il denaro è stato la causa di ciò che ci ha distrutto. È stata l'epidemia che ci ha distrutti. La nostra società era già completamente in marcia. Non tutti la pensano come te. No, tu no, lo so. 2 automobili, una casa confortevole... Belle vacanze all'estero. Il parrucchiere tutte le settimane. Tu eri una... dei ricchi che avevano tutto. E tu eri così inadeguato che sei diventato un tossico. Uno dei tanti poveracci senza un soldo. Per forza ti fa invidia il denaro. Io sarei invidioso, eh? Ho deciso di andare, Alec. Caspita, mi sembra di vederlo.
Ha convocato tutti i baroni a corte. Promulgheranno le leggi, introdurranno le tasse, la grande lottizzazione. Ehi, d'accordo. Un loro amico ha usato una lettera di Greg per ottenere dei mattoni. Io non ci vedo niente di sinistro. Beh, allora devi essere cieco. E non vedo neanche la necessità di andare da lui, Jenny. Vado da lui perché devo farlo, punto e basta. Lo sai che ha messo in piedi quasi 30 comunità? 8.000 persone, ha detto Tom, e altre 2.000 si stanno organizzando a sud. Ci sono 3 linee ferroviarie. Chiatte a vela sulla costa orientale. Charles aveva ragione, si va a Fellbridge. Ah, giusto, i cavalli. Nei cavi di quei tralicci non passa corrente, Jenny. Greg, per il momento, non ha ridato l'elettricità al paese. C'era un generatore alla fabbrica. Oh, certo, i generatori, azionati dai mulini a vento e cose simili. Ma noi abbiamo seguito le linee elettriche nazionali. Abbiamo controllato e riparato ogni sottostazione sul percorso nella speranza di far ripartire gli impianti in Scozia. Forse Greg ha già incaricato qualcuno. Ah. Allora non gli servo più. Nel qual caso preferisco comunque andare in Scozia. Da solo? No, andrò verso nord con Sam. C'è niente che possa dire o fare per convincerti a venire con me. Alec, io devo andare da lui. Anche se tu non vuoi venire, lo capisci, vero? Una cosa mi è fin troppo chiara. Lo ami ancora. I baratti funzionano solo se l'altra persona ha quello che ti serve. Senza leggi non siamo meglio del capitano. E dimmi, chi sarà a giudicarli? Agnes al posto di Greg? O Greg in persona? Greg è morto. È morto alcune settimane fa, l'ho seppellito io stessa. Mi dispiace. Avrei dovuto dirvelo prima, ma volevo aspettare che il consiglio fosse arrivato. Era già un rischio che si sapesse della sua malattia. Figuriamoci se si fosse saputo che era morto. Per questo tu non dovevi andare da lui. Prima o poi lo avremmo saputo, non credi? Ve l'avrei detto non appena fossero arrivati gli altri. Non volevo che la sua morte vanificasse il suo lavoro. Non deve succedere. La sua morte non farà alcuna differenza. Morto? Questo taglia la testa al toro. Forza, Albert, vediamo di far partire il tuo camion. E meno male che abbiamo delle armi per difenderci. Pensate solo a voi stessi, eh? Oh, Albert e io sopravviveremo. Sì, ma gli altri? Come quell'anziana signora che è stata uccisa o la moglie di Joe? Non possiamo far niente senza Greg. Lui era l'unico di cui tutti si fidavano. L'ammiravano, lo rispettavano, facevano come diceva. È stato dappertutto. Ma se adesso è sottoterra, purtroppo... Non fa alcuna differenza. Non fa differenza? No. Un consiglio eletto dalle comunità può agire in suo nome. Ma dobbiamo far credere che sia vivo. Sì, perché no? Se Greg è il capo simbolico, l'autorità necessaria per sostenere la legge. Quale legge? Non esiste. No? Beh, se lo credi davvero, fai uscire quei due dalla prigione. Avevano a cuore soltanto il loro tornaconto. Dov'è Agnes? Perché? È arrivata della gente, alcuni da Petersburg, da Lincoln e una donna da Grimsby. Dicono che sono stati convocati, ma dopo lo scherzo di quei due... Sono i membri del consiglio. Puoi farle entrare. Allora? Siete dei nostri? Per decidere cosa fare di quegli assassini? Già. E che tipo di mondo vogliamo? Alec e Sam sono in viaggio verso la Scozia per riattivare la rete elettrica nazionale. Greg l'avrebbe approvato? Se il consiglio l'approva. Il consiglio adesso è Greg. Non puoi amare un consiglio. I tuoi amici diretti in Scozia vanno informati che abbiamo un governo. Dobbiamo assicurarci la loro lealtà? Sii sincera, è vero che parlava spesso di me. Credi che potrei inventarmi una cosa simile? Anch'io lo amavo. Per quello che ha fatto per il suo paese? Per quello che avrebbe fatto se non fosse stato innamorato di te, Jenny. Non sono egoista come mi vedi tu. È solo che non ho la tua forza. Non vorrai... Insomma, capisci, il consiglio deve... Non preoccuparti. Non potrei mai tradire Greg. Il re è morto. Non devi... Che bisogno hai di incontrarlo? Per verificare se quello che ti ho detto è vero? Perché devi essere così sospettoso? Se Greg è morto, è finita. Ma se si sta rimettendo, tornerà qui non appena sarà in condizione di farlo.
È una cosa che mi dico tutte le sere. Se soltanto tornasse qui, se soltanto entrasse dal cancello e prendesse in mano la situazione. Tom, sei arrivato. Albert mi ha portato col camion da York, con 2000 mattoni che abbiamo scaricato alla baia. Ne avevamo bisogno. Scusatemi, sto cercando di contattare la signora X. Purtroppo non mi risponde. Torno subito. Salve, Tom. Charles, sapevo che ti avrei trovato. E lui è Albert Banks di York, Charles Vaughn. Salve. Molto lieto. Hai visto Jenny? Mm-hmm. E le hai dato notizie recenti riguardo a Greg? Le ho solo parlato di ciò che ha fatto. Spero che arrivi presto. La gente è sospettosa riguardo a questi pagherò, Tom? Ah, per me finiranno per farci l'abitudine. Ho detto ad Agnes che andrebbero stampati. Magari con sopra la faccia di Greg. Il ritratto del re? Perché no? È questo che diventerà prima o poi il re d'Inghilterra. Chi dovrebbe diventare re? Non è qui. Allora mi hanno imbrogliato. La signora X continua a non rispondere al telefono. Forse sarà malata. Questo è il signor Norton. Vuole vedere Greg. Les Norton, il nostro contatto su al nord? Mi dispiace, Greg è partito. Aspetterò il suo ritorno. Per quale motivo vuoi vederlo? Al portatore, è scritto qui, al campo di Felbridge, 100 galloni di benzina. E come la vuoi? Due fusti da 50 galloni? Spero che il tuo cavallo ce la faccia. Accompagna il signore al quartier generale, gli porteremo lì la benzina. Me ne hanno accettati solo un paio. Hanno fiducia in Greg, ma se non trovano nessuno a cui girarli... Verranno qui a reclamare il pagamento. No, per tanta gente è troppo distante, Tom. Esatto. Pur di non fare il viaggio, tenteranno di tutto per convincere gli altri ad accettarli. Già, e se non ci riescono? Finiranno per stracciarli e non si fideranno più di Greg. Accettare una moneta è il primo passo per l'unificazione, Albert. Ah? Quanta benzina c'è nel deposito? Circa 200 galloni. E il resto? Sottoterra. E dove? Posso saperlo? Sappiamo quel che facciamo, Charles. Senti, ma che bisogno hai di mentirmi? No. Certo che sarebbe tornato da te se gliel'avessi permesso. Allora lo ammetti. Ma cos'era più importante? Tu o quello che cercava di fare per questo paese? Se non fosse stato divorato dal desiderio di ritrovarti, avrebbe potuto fare molto di più. E adesso non ci sarebbe il pericolo di veder crollare tutto. Ma tanto a te non interessa, vero? Tu vuoi soltanto avere la certezza che ti ami. Cosa sono queste notizie importanti? Che la benzina non c'è? Non è una novità. La notizia è su, che... Su, ti ascoltiamo. Che dobbiamo formare un governo. Che cosa? Una qualche forma di autorità. Ecco perché Charles e Tom sono qui per discuterne. Altre persone arriveranno fra un giorno o due, forse addirittura oggi, per istituire un consiglio che decida come organizzare le cose. Ma se voi ve ne andate prima del loro arrivo e diffondete la voce che Greg ha contratto il vaiolo, tutti vorranno incassare il loro credito in benzina. E quello che Greg ha iniziato crollerà. Andrà tutto in malora se Greg è malato. No! E se poi la benzina non c'è? Ditelo alla gente e stracceranno quei biglietti. Torneremo ai baratti. Ognuno penserà solo a se stesso. È questo che volete? Io voglio solamente rivedere Greg. Adesso! Fermala, Tom! Vuoi arrestarmi? Anche questo in nome di Greg? Nel nome di ciò che egli rappresenta. La salvezza dello Stato. Non mi pare che sia stato incoronato re. Preferiresti esserlo tu, Charles? Noi non abbiamo bisogno di un re. A noi è sufficiente una federazione di comunità che commercino in pace fra loro. E nei tuoi piani chi penserà a mantenere la pace? Perché dovrebbe esserci la guerra? I più forti sottometteranno i più deboli. Facciamo a modo tuo, Charles, e sarete talmente liberi che ogni bandito senza scrupoli ucciderà e razzierà a suo piacimento. E poi si proclamerà re. E questi soldi, secondo voi, avranno successo? Attaccheremo dei manifesti per convincere la gente, come quello. Fidatevi di Greg Preston. Fidatevi dei suoi pagherò.
usateli per i commerci. Portate il suo distintivo. Fidatevi degli uomini che hanno il suo simbolo, ma cos'è? Mi sa che è questo. Sì, li fa mia moglie. Devono metterli gli uomini di Preston? Tornano gli sbirri, eh? Ve lo ripeto, parlate con Agnes, non con me. Ottima idea, la polizia. Ci sono tanti criminali in giro. Uccidono e la fanno franca. Incendiano le case, derubano le vecchiette. Ehi, potrebbe essere il lavoro per noi, capitano. Bisogna essere un certo numero. Avere i distinti. Sei convinto? E come la estraete? Una banalissima pompa. Alimentata come? Elettricità. Abbiamo un generatore. E un milione di galloni sottoterra? Era un deposito che serviva a tutta la regione. Ora, come gli consegniamo i 100 galloni? Possiamo usare il tuo camion? Sì, per noi va bene. Bene, perfetto. Li carichiamo sul treno a York, ok, Les? Dammi quel pagherò e sono tuoi. A pensarci bene, non li prendo. Eh? In realtà non mi interessano. Ho mostrato in giro quel pagherò dalla mia parte e alla gente che ho incontrato venendo qui. Ho detto che venivo a controllare se era tutto a posto. Magari anche altre persone vorranno usarli. È molto più comodo usare il denaro. Benissimo, allora spiegaglielo. Ma se qui la benzina non c'è... Ma tu hai visto che c'è. Non un milione di galloni. No, voglio vederne di più, Tom. Per il bene di tutti. Finché Les non si porta via la benzina, ce ne sarà per chiunque venga a chiederla. Non verranno tutti insieme. Ma questa è frode. Ma cosa c'era scritto sulle vecchie banconote inglesi? Prometto di pagare a vista al portatore la somma di una sterlina con il ritratto della regina. Aveva abbastanza oro per tutti nella Banca d'Inghilterra? L'autorità della regina dava valore alla banconota. Lo stesso fa l'autorità di Greg. Di questo ha bisogno una valuta. Essere onorata da una persona che sia il simbolo della nazione stessa. E Greg farebbe questo. Dobbiamo far sventolare questa bandiera ovunque sia possibile. Stampare e diffondere quel proclama. Dire alla gente dove commerciare e quando farlo. E quali sono le strade sicure. Dimostrare a tutti che esiste un'autorità centrale. Les vuole vedere i serbatoi della benzina. Sono sottoterra. E i portelli? Le pompe? Come le estraete? Da quella parte troverai un bunker di mattoni con porte d'acciaio. Le attrezzature per il pompaggio sono lì, ma solo Greg ha le chiavi. Tornerà fra un paio di settimane, se puoi aspettare. Nessun altro ha le chiavi per motivi di sicurezza. Beh, è comprensibile se pensi a cosa c'è dentro. Sì, ma c'è. Quando torna vedrai con i tuoi occhi. Invece di aspettare vado io da lui. Dove si trova? In Norvegia. Prendo la benzina e vi saluto. Non è più comodo il pagherò? Se me lo dicesse Greg gli crederei. Ma tu, Tom, o tu, Agnes, chi siete voi per dirmi cosa fare? Se Greg mi assicura che questa organizzazione che avete messo in piedi funziona, allora sarò il primo a dare il mio aiuto. Charles! Albert non riesce a far partire il camion. Non per il momento, almeno. Bene. Che venga con Les nella sala del consiglio. Ho delle notizie importanti per loro. E se non sono interessati? È meglio che ti procuri una pistola. Se vogliono andarsene, non riusciremo a fermarli. Invece sì. Prendi una pistola nell'armeria. Agnes! Jenny vuole andare da Greg. Vuole partire, io l'accompagno. Allora penso che non vedrò mai più nessuno dei due. Per favore, passate dalla sala del consiglio. E i due tizi che ho appena fatto entrare? Quali tizi? Benzina io qui non ne vedo. E la vecchia aveva detto un milione di galloni. Poveretta, avrebbe detto qualunque cosa. Ti piange il cuore per lei? Non c'era bisogno di farla fuori. Usciti noi, si sarebbe attaccata al telefono. Avremmo potuto tagliare la linea. Vuoi chiamarti fuori, Mitch? E come li portiamo via un milione di galloni? Con i secchi? Noi non li portiamo via. Facciamo quel che Greg pensa di aver fatto. Ne prendiamo possesso. Forse vi faranno entrare, ma non potrete uscire.
Ci sono due uomini armati che sparano a chiunque tenti la fuga. Possiamo parlargli da una certa distanza. Forza, Charles, andiamo! Posso sapere che cosa ti dà il diritto di vederlo? In effetti, Greg temeva che tu ci provassi. E a quanto pare aveva ragione. Se avessi saputo che aveva contratto il vaiolo... Adesso è un po' tardi, cara Jenny. Lei ha il diritto di vederlo, Agnes. Ha il diritto? E a che titolo? Perché è sua moglie? Non sei nemmeno venuta a Swaffham quel giorno. Hai mandato Charles al posto tuo. Eri diretta in Scozia e c'era un altro uomo nella tua vita. Io amo Greg. Adesso lo dici. L'ho detto fino a sgolarmi. Sono stata lontana da lui, questo sì, ma non significa che non lo ami. Beh, ti confesso che anch'io lo amo da sempre. Dal giorno in cui si alzò con la mongolfiera e questo vostro magnifico paese si offrì al suo sguardo. Fu l'inizio di una nuova vita e lui capì ciò che mio padre aveva in mente e cosa poteva essere fatto. Tu non hai mai creduto in lui. Forse se tu non fossi stata tanto occupata a credere in lui, Greg avrebbe trovato il modo di tornare da me. Sì, probabilmente l'avrebbe anche fatto. Per tenerti la mano, per leggere le favole ai bambini o far giocare il piccolo sulle ginocchia. Era soltanto questo che tu volevi da lui. Per Greg, tu eri più importante di qualsiasi altra cosa. Tu, che non gli hai dato nulla. Con porte d'acciaio, le attrezzature per il pompaggio sono lì. Ma solo Greg ha le chiavi. Tornerà fra un paio di settimane, se puoi aspettare. Nessun altro ha le chiavi per motivi di sicurezza. Beh, è comprensibile se pensi a cosa c'è dentro. Sì, ma c'è. Quando torna vedrai con i tuoi occhi. Invece di aspettare vado io da lui. Dove si trova? In Norvegia. Ah, prendo la benzina e vi saluto. Non è più comodo il pagherò? Se me lo dicesse Greg gli crederei. Ma tu, Tom, o tu, Agnes, chi siete voi per dirmi cosa fare? Se Greg mi assicura che questa organizzazione che avete messo in piedi funziona, allora sarò il primo a dare il mio aiuto. Charles! Il ragazzo al cancello dice che Greg non è qui. Lo sapevo. Tu hai detto che c'era, Tom. Ma non ti ho detto di venire. Dicono che è in Norvegia. Non è vero. È all'insediamento di un certo dottor Adams. A Coston Farm, quel dottor Adams. Lo conosci? Sì, Agnes mi ha parlato di lui tempo fa. Sei sicuro? È proprio lì. Questa volta sono decisa a raggiungerlo. Jenny, non puoi. Greg al vaiolo. Charles! Ma che razza di stato pensi di costruire, Agnes? Se lo edifichi sull'inganno. Io carico quei barili sul camion del tuo amico e parto. Almeno non me ne vado via mani vuote. Qui c'è scritto a vista. Sì, beh, come vi chiamate? Ha importanza. Qui sul biglietto dice al portatore. Chiedete alla signorina Carson, una ragazza bionda. Dovreste trovarla sulla piazza d'armi. Da quella parte. Grazie. Quando si è ammalato? Poco dopo il nostro mancato incontro a Swaffham. Ed è stato a Slotton Spencer? No, non credo. I bambini si sono ammalati. Possiamo chiederlo a Agnes. Non intendo parlarle. Lei è l'unica a sapere come stanno le cose. Lo ha assistito. Assistito? Quanto dista da qui Coston Farm? Jenny... Io voglio andare da lui, Charles. Tanto più se sta così male. Nessuno deve lasciare il campo. E come posso fare? Ascoltami, sbaglio o sei di guardia? Anche se tu non puoi venire, lo capisci, vero? Una cosa mi è fin troppo chiara. Lo ami ancora. I baratti funzionano solo se l'altra persona ha quello che ti serve. In caso contrario, non si conclude nulla.
Quanti di questi biglietti ha firmato Greg? Non abbastanza. Tom Walter ne ha 3 o 4 che cerca di far circolare. Lo stesso Albert Banks a York e la signora X. Ma quello che dobbiamo decidere ora è se iniziare a stamparli. Stamparli? Joe può farlo con la sua macchina. Agnes, un deposito dell'esercito non è l'unico posto dove trovi della benzina. Ci sono le raffinerie sulla costa. Già, che possiamo sempre far saltare. Volete creare un monopolio qui? Come l'oro depositato a Fort Knox. Adesso la benzina è come l'oro, Charles. Per questo giri armata? Alice vuole sapere se questi vanno bene. Ah, magnifico, sono perfetti. Guarda, Charles, ecco il monogramma con le iniziali di Greg. Sì, l'ho visto sul cancello quando sono arrivato. L'abbiamo messo anche sulla bandiera. C'è un pennone vicino al quartier generale. Ma dai, come a Buckingham Palace. Di ad Alice che vanno benissimo. Tutti quelli di cui ci fidiamo devono averlo sulla giacca. E hai istituito una guardia di palazzo? Non è possibile avere una società senza legge né ordine, né qualcuno che li faccia rispettare. Per ora ce la siamo cavata. Tu dici? E allora Broad? O Mason? O il capitano? Non esiste libertà senza autorità, è il motto di Greg. E io lo condivido. Devo parlare con lui. No! Non devi. Che bisogno hai di incontrarlo? Per verificare se quello che ti ho detto è vero? Perché devi essere così sospettoso? Se Greg è morto, è finita. Ma se si sta rimettendo, tornerà qui non appena sarà in condizione di farlo. È una cosa che mi dico tutte le sere. Se soltanto tornasse qui, se soltanto entrasse dal cancello e prendesse in mano la situazione. Tom, sei arrivato? Albert mi ha portato col camion da York, con 2000 mattoni che abbiamo scaricato alla baia. Ne avevamo bisogno. Scusatemi, sto cercando di contattare la signora X. Purtroppo non mi risponde. Torno subito. Salve, Tom. Charles, sapevo che ti avrei trovato. E lui è Albert Banks di York, Charles Vaughn. Salve. Molto lieto. Hai visto Jenny? Mm-hmm. E le hai dato notizie recenti riguardo a Greg? Le ho solo parlato di ciò che ha fatto. Spero che arrivi presto. La gente è sospettosa riguardo a questi pagherò. Alice! Oh! E spostati! Ma tu sei quello? È armato. Beh, anch'io. Mia moglie verrà tra poco a riportare la carriola. Ma che diavolo succede? Sta zitto. Hai detto al tuo amico, dopo che gli hanno consegnato le armi, di sparare un colpo per avvertirti. Zitto e apri le orecchie. Ormai sono passati più di 5 minuti. Agnes sa che non esiterei. Se deve scegliere tra salvare me e lasciarti prendere il sopravvento, non avrà la minima esitazione. Agnes è dura come la pietra. Davvero? Alzatevi! Forza, in piedi, tutti e due! Ma... È morta. L'ha uccisa. Non sparare, Hubert. Tom lo porterà alla prigione e lo chiuderà in cella con quell'altro. Chiuderlo in cella? E perché mai? Forza. Gli vuoi fare il processo? Col giudice e la giuria? Io dico ammazziamoli subito. Perché? Perché ci ripugna il fatto di doverli giudicare? Meglio una vendetta a caldo senza tante domande? È questo che suggerisci? No, Agnes ha ragione. Senza leggi non siamo meglio del capitano. E dimmi, chi sarà a giudicarli? Agnes al posto di Greg? O Greg in persona? Greg è morto. È morto alcune settimane fa, l'ho seppellito io stessa. Mi dispiace. Avrei dovuto dirvelo prima. Ma volevo aspettare che il consiglio fosse arrivato.
Era già un rischio che si sapesse della sua malattia. Figuriamoci se si fosse saputo che era morto. Per questo tu non dovevi andare da lui. Prima o poi lo avremmo saputo, non credi? Ve l'avrei detto non appena fossero arrivati gli altri. Non volevo che la sua morte vanificasse il suo lavoro. Non deve succedere. La sua morte non farà alcuna differenza. Morto? Questo taglia la testa al toro. Forza, Albert, vediamo di far partire il tuo camion. E meno male che abbiamo delle armi per difenderci. Pensate solo a voi stessi, eh? Oh, Albert e io sopravviveremo. Sì, ma gli altri? Come quell'anzi... Di qui. Sì, vi darò una conferma quando ci sentiamo domani. Ok. Riferisci che il messaggio è stato ritirato. Esatto. Chiudo la comunicazione. Di scoprire chi usa questo telefono. Sono Jenny Richards e questo è Hubert. Altri due amici sono nella casa sulla strada. Ciao, Swan, è con voi? Sì, ha avuto il messaggio di andare a Fellbridge. Sì, gliel'ho lasciato io. Mi chiamo Norton, Les Norton. Vogliamo solo cenare, signora X. E un posto per stanotte. Le spiacerebbe dormire vicino alla stufa, così Mitch e io ci mettiamo sul letto. Abbiamo fatto 40 miglia. Sono stanco morto. Io ho un male ai piedi. Dovrebbe vederli. Forza. Davvero? Beh, guardi. Falle vedere le fiacche. Signori, devo chiedervi di andarvene. Non si dimostra molto ospitale. Comunque, dove siete diretti? Alla costa, Fellbridge. Ci vogliono altre 15 miglia. Andate al campo militare, ho indovinato. Lei cosa sa di quel posto? Perché volete andare proprio là? Dipende dalle informazioni che ci darà. Che sta succedendo al campo di Fellbridge? Ho avuto un messaggio da Greg Preston. Sono Charles Vaughn. Oh sì, sei atteso. Passa pure, Agnes è nel quartier generale. Agnes Carson? È nell'edificio bianco in fondo sulla destra. È più di una settimana che ti aspetta. E quante copie puoi farne? Quante ne vuoi? Accettare una moneta è il primo passo per l'unificazione, Albert. Ah? Quanta benzina c'è nel deposito? Circa 200 galloni. E il resto? Sottoterra. E dove? Posso saperlo? Sappiamo quel che facciamo, Charles. Senti, ma che bisogno hai di mentirmi? Perché non so ancora se posso fidarmi di te. Io invece so che non posso fidarmi di te. Non avete 1 milione di galloni, vero? Non ci sono mai stati. Sembra deserto. Già. Meglio così. Già, ma dov'è la benzina? Presto lo scopriremo. Scavalchiamo la recinzione?
No, basta mostrare il pass alla barriera. Sei convinto? E come la estraete? Una banalissima pompa. Alimentata come? Elettricità. Abbiamo un generatore. E un milione di galloni sottoterra? Era un deposito che serviva tutta la regione. Ora, come gli consegniamo i 100 galloni? Possiamo usare il tuo camion? Sì, per me va bene. Bene, perfetto. Li carichiamo sul treno a York, ok, Les? Dammi quel pagherò e sono tuoi. A pensarci bene non li prendo. Eh? In realtà non mi interessano. Ho mostrato in giro quel pagherò dalla mia parte e alla gente che ho incontrato venendo qui. Ho detto che venivo a controllare se era tutto a posto. Magari anche altre persone vorranno usarli. È molto più comodo usare il denaro. Benissimo, allora spiegaglielo. Ma se qui la benzina non c'è... Ma tu hai visto che c'è. Non un milione di galloni. No, voglio vederne di più, Tom. Per il bene di tutti. Finché Les non si porta via la benzina, ce ne sarà per chiunque venga a chiederla. Non verranno tutti insieme. Ma questa è frode. Ma cosa c'era scritto sulle vecchie banconote inglesi? Prometto di pagare a vista al portatore la somma di una sterlina con il ritratto della regina. Aveva abbastanza oro per tutti nella Banca d'Inghilterra? L'autorità della regina dava valore alla banconota. Lo stesso fa l'autorità di Greg. Di questo ha bisogno una valuta.